Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi porto un video non molto felice, ecco. E vi ho già spoilerato su Instagram e su WhatsApp un po' di cose, ma adesso ve lo vado a spiegare più nel dettaglio. Spero che sono inquadrato bene, che la luce sia a posto, ma non me ne importa neanche più di tanto perché voglio che mi ascoltate di più, quindi guardate tutto il video o più che guardarlo, ascoltate con le orecchie e capite ciò che voglio dirvi. Diciamo che su Instagram non vi ho detto praticamente un cazzo di quello che c'è da sapere, ciò che è la verità, ve la dirò in questo video. Praticamente qualche giorno fa ero con mia zia, quella di Milano, e mi ha chiesto: Ale, vuoi venire a Milano con noi? Cioè, lì per lì pensavo che stesse scherzando, però appena abbiamo parlato e mi ha detto io che posso davvero andare con loro a Milano. Ho riflettuto duramente e accuratamente questa cosa, ho riflettuto molto, ci ho pensato e alla fine sono arrivato alla conclusione che partire per me sarebbe la migliore cosa. Perché non mi trovo in questo paese, in questa città io davvero non mi ci trovo. Ho pochi amici e molti conoscenti, però non lo so, questa città non mi dice resta. Questa città, a parte che non potrà mai offrirmi niente, per quello che voglio fare io per i miei sogni è meglio se vada via. E quindi ho preso questa decisione. Ieri ho salutato la mia migliore amica e in questi giorni continuerò a salutare gli altri miei amici, quelle poche persone a cui tengo e che loro tengono a me, che appena gli ho detto questa cosa davvero quasi si stavano mettendo a piangere. Mi mancherete tutti, però devo scegliere la cosa migliore per me e quindi ho deciso di andare. E voglio ringraziare delle persone, quelle che mi hanno scritto. Mi hanno risposto subito alla storia, chiedendomi perché io stessi partendo e cioè esprimendo il loro dispiacere. Una di queste persone può essere la mia ragazza, Patata. Grazie che mi stai dando, cioè mi stai mostrando che davvero ci tieni. Ringrazio anche Panda, che mi ha detto che si è passato un bel po' di ore a piangere per questa cosa. Ringrazio anche Aisha, Elena, Giovanni, Sara, Thomas, Karim, Antonino, Danilo, Ilenia, Letizia, Crystal, Noemi, Valeria, Danny, Esmeralda, Lorenza, Giulia, Asia, Adele, Alessandra. E poi andiamo su Instagram. Chi mi ha scritto altra gente ancora non ho visto neanche i loro messaggi. E non caricherà mai. Wow, cosa figa. E ringrazio Francesco, Francesca, Siria, Sabrina, Carol, Simone, Ilenia di nuovo, Lorenzo e Salvo. Ragazzi, grazie dell'interesse, ma devo dirvi che non è vero che parto, non è vero. Ho fatto questa cosa non tanto per fare uno scherzo, ma perché volevo sensibilizzare, volevo vedere se ancora in questo mondo, in questa città, c'è un po' di sensibilità, un po' di amore e l'uno tra l'altro. Cioè, perché ormai siamo tutti per i cazzi nostri, però poi quando succede qualcosa di drastico, tutti che si mettono in moto, tutti che dicono: ah minchia, potevo fare quello, ah minchia, quella persona mi manca perché ci ho fatto questo. Cazzo, al posto di pensarci adesso che quella persona è morta, perché non ci pensavi prima? Hai avuto una vita per stare con quella persona. Avresti dovuto pensarci prima, non adesso. E ho fatto questo video, questa specie di esperimento così, non perché volessi divertirmi a vedere le persone piangere, perché davvero mi sento una merda da 2 giorni a fare questa cosa, perché c'è gente davvero che ci sta stando male, in particolare la mia ragazza, perché pensa che dovremmo lasciarci, perché sto andando via. Mi ha detto: io voglio che resti, però devi seguire i tuoi sogni, camorra puttana. Devi seguire i tuoi sogni e il tuo futuro, quindi è giusto che tu vada. Stavo dicendo, ho fatto questa cosa non perché volessi prendere per il culo qualcuno, ma perché volevo vedere chi davvero ci tiene e se ancora c'è un po' di essere umano e non c'è solamente questo.
Davvero vi ringrazio tutti. Non vi chiedo né un like né di iscrivervi, davvero non mi interessa niente. Voglio che ascoltate questo video e mi fate sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Che poi, cioè, mi ero fatto un discorso nella mia testa, ho detto vabbè dai, non prendo appunti perché tanto me lo ricorderò, perché è un discorso importante. No, te lo dimentichi, perché è giusto che queste cose si dimenticano. E ciò che ho detto precedentemente non è tutto falso, perché nelle mie minchiate c'è sempre un po' di verità. Questo mettetevelo in testa. Se davvero potessi avere la possibilità di andare a Milano e scappare da Caltagirone, lo farei senza pensarci due volte. Dici, ma c'è la tua migliore amica, la tua ragazza, tutti i tuoi amici, i tuoi parenti. Io lo so. E ci penso. Però sarebbe davvero, ovviamente Milano come qualsiasi altra città, ci penso a questa cosa delle persone che mi vogliono bene. Però devo pensare a me stesso e davvero io qui non mi trovo bene, non mi piaci come posto, non ti offre niente, non è che me la vorrei spacchiare come qualsiasi altra persona, ma io non sono così da città piccola, io preferisco girare in grandi città, che cazzo ne so. Girare tra gente che fa il cazzo che vuole, non come ieri che solo perché avevo una bandana la gente mi guardava male per strada. E tutto ciò non ha senso perché siamo nel 2019 e una persona può camminare come vuole, se vuole, perché vuole. E tu non sei nessuno per dirgli come deve vestirsi. Posso riprendere un esempio di qualche settimana fa. Di quando Salvini è stato qui a Caltagirone e Nicole Messina, come cazzo si chiami, a volte mi confondo, scusa. E perché aveva delle calze a rete, gli hanno detto che è una troia o robe del genere. Cioè, non ha senso tutto ciò, cioè non ha senso, non perché io adesso ho una fottuta bandana, ho i capelli lunghi, che li avrò molto più lunghi perché me la sucate tutti. Non per questo motivo io sia gay e io non sia un uomo o roba del genere. Io se voglio mettermi questa me la metto, se voglio toglierla me la tolgo, se voglio rasarmi a zero lo faccio, se voglio i capelli fino a qua lo faccio. Tu non sei nessuno per dirmi cosa devo fare. Quindi smettiamo di avere questa mentalità di merda. Perché comunque noi, dico in generale, anche se io non sono così, però dico noi, popolarità, come popolazione di merda. E noi diciamo, ah no, vabbè, sei gay, dai, non mi interessa. Ok, va bene. Hai i capelli lunghi, ok, va bene. Ma poi siamo i primi a criticare, a dire, ah minchia, quelle capelli lunghi è drogato, è metallaro, non si lava, puzza, bastardo. Vedi quello di là con i dread, ah minchia, quello è drogato. Vedi quella con la minigonna perché magari ci sono 90 gradi, dici no, no, quella è troia, la minigonna se la fa infilare da tutti. Minchia, non è così, in bare, non è così. Non perché, cioè, dove cazzo è? Dove cazzo è una maglietta gialla? Non ho magliette gialle. Se io volessi mettermi una maglietta gialla e tu mi guardi perché una maglietta gialla e dici minchia che appariscente quello, e chi spacchio vuoi? Che minchia vuoi? Cioè, posso mettermi ciò che voglio. Ad esempio, io l'altro giorno sono uscito con i calzettoni. Cioè, i calzettoni che mi arrivavano fino a qui. Tutti mi guardavano male per strada. E io ci godevo, perché io voglio che mi guardano male. Io uscirei nei peggiori modi solo per farmi guardare dalle persone. E vorrei che qualcuno venisse a dirmi: ah, ma come sei vestito? Minchia, ci farei una sciarra, porca miseria. Che un anno ci starei lì a litigarmi con quella persona. Perché io posso fare quello che voglio, per questo voglio cambiare paese. Perché diciamo che comunque tutto il mondo è così ancora. Si parla molto di uguaglianza e cazzate del genere, ma alla fine sotto sotto stiamo tutti così, o comunque la maggior parte. Anche a Milano, Roma, Londra, Parigi, America, Stati Uniti, ci sarà quella mentalità pure così. Però comunque è diverso, cioè tu puoi fare il cazzo che vuoi in ogni caso e ci sarà meno gente a giudicarti. A parte che nei paesini è sempre così, minchia, fai un pipite e lo sa tutto il mondo, c'è cioè tutto il paese. Però vabbè, io se avessi la possibilità me ne andrei il prima possibile. Voi fatemi sapere nei commenti se fareste la stessa cosa. Ad esempio adesso o da qualche anno va di moda l'immigrazione in Germania.
Se mio padre un giorno venisse da me e mi dice, viene da me e mi dice, Ale, andiamo in Germania, ci trasferiamo. Io gli direi, ho già la valigia pronta, prendi e andiamocene. Io non ci penserei due volte perché, cioè, la gente ti viene a dire, ah minchia, ma abbandoni la tua terra così ce ne andiamo tutti, non facciamo un cazzo, figa dai. Ma figa dai un cazzo appunto, cioè, devo stare qui per fare cosa? Per vedere, cioè per non fare niente, finire come un altro di quegli ubriaconi di merda ad ascoltare musica. Non voglio dire niente contro la musica napoletana, ma qui in questo paese tutti quelli che ascoltano napoletana, musica napoletana vanno a finire, o comunque la maggior parte, mio Dio, non mi uccidete, vanno a finire a bere birra, a correre con gli zip e roba del genere. Ognuno fa le sue scelte, se ti trovi bene in quella maniera, ok, sono cazzi tuoi. Ma fidati che ci sono condizioni migliori. Ma non mi riferisco alla musica, non ti giudico in base alla musica che ascolti, ma in base a come ti comporti. Questi atteggiamenti di spacchiosaggine che hai, fateli passare perché non sei nessuno. Non sei nessuno, potrei camminare con lo zip su una ruota, potrei sbandare davanti a me, potrei bruciarti vivo con la tua marmitta del cazzo, ma a me non fa nessun effetto. Cioè, mi fai più effetto se ti presenti con un libro e sei una persona acculturata lì, hai tutto il mio rispetto e ti credo figo. Perché per me figo non significa camminare con la cassa o boom boom boom, camminare con le canne o fumare. Per me figo è una persona che ha una cultura, sa di cosa parla e non si fa mettere i piedi in testa di nessuno. E quando c'è bisogno, mette quel pizzico di spacchiosaggine e di becchinaggine. Fatemi passare questa parola, mischiata alla sua cultura, e fa stare tutti zitti. Quella è spacchiosaggine. Che parli con una persona e quella persona rimane in silenzio perché non sa come contrabbattere. A quel punto lì sei spacchioso. Non sei spacchioso se gli va a dire, ah, oh, ma rutta minchia ambare. Là sei bruto e è brutto e basta, non c'è un cazzo da dire. Altre cose che vorrei dire in questo piccolo video riflessione sfogo? Sì, spero che lo state ascoltando tutti, anche se sarà una palla, però ascoltatelo e riflettete insieme a me, fatemi sapere cosa ne pensate, non abbiate paura di esprimervi. Ah, ad esempio, l'altro giorno ho detto, dimmi che stai funzionando perché ti prendo a calci, bastardo. E l'altro giorno ho detto questa cosa della bandana su Instagram e su WhatsApp, e uno mi ha scritto: io non capisco proprio come fai ad avere questo. Un attimo, hanno suonato. Rieccomi qua. Stavo dicendo: mi ha risposto un ragazzo alla storia e mi ha detto: io davvero sono senza parole. Non riesco a capire come tu abbia tutto sto coraggio di dire quello che pensi e senza farti problemi di quello che potrebbe pensare la gente su di te. A me non interessa ciò che pensa la gente. Io penso solo ad essere felice per me stesso. Faccio le cose per me stesso. Sono orgoglioso per certi versi di me stesso. So dove ho sbagliato. E non faccio niente per gli altri. Cioè, magari qualcosa per renderli felici. Magari allora sì. Ma io non devo niente agli altri. E gli altri non devono niente a me. Se io voglio camminare nudo, io cammino nudo. Non mi vergogno di ciò che pensa la gente. Arriva quello e mi dice: c'è la minchia piccola? Ci dico, non mi interessa, ti sborro lo stesso in faccia. Cioè, magari questo è l'esempio più rude che io potessi fare, mio Dio. Ma è per essere chiari, in questo video voglio essere il più chiaro possibile. E ragazzi, fate il cazzo che vi pare. Non pensate, oh, ma se mi metto il blu col nero, poi mi dicono che fa schifo. Se piace a te, fottitene. Cioè, io ad esempio non mi faccio problemi a mettere il blu con il nero. Mi dicono, ah, oh, ma minchia, ma non hai stile. Ma le persone, gli stilisti, vi pare che chi sono? Chi sono? Vi sembrano maghi? Cioè, sono persone come noi, però che vi dettano legge su cosa dovete mettervi. Cioè, dettano legge no, vi consigliano. Cioè, se lo fanno loro, potete farlo anche voi. Ognuno ha una mente propria, ha uno stile proprio, pensa a ciò che vuole. Quindi non fatevi dire che il nero e il blu non possono mettersi insieme. Magari è vero, fanno cagare, ma sono gusti. Cioè, a chi piace. Pazienza.
il video, anzi il pippone, si conclude qui. Spero che avete ascoltato con attenzione ciò che avevo da dirvi. Spero che avete capito ciò che volevo dirvi. E fatemi sapere di nuovo, vi ripeto, fatemi sapere di nuovo nei commenti se voi ve ne andreste o restereste. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video. Mi scuso con tutte le persone che ho fatto stare male con sta cosa, ma avevo bisogno della scusa per attirare la vostra attenzione e farvi sapere ciò che penso. Perché se avessi detto, che cazzo ne so, video riflessione, non se lo caga nessuno, ma avevate bisogno di quello stimolo che vi dicesse apriamo quel video e facciamoci un po' di cazzo, di cazzi suoi. E spero che sia così. Ancora il video deve uscire, lo farò uscire oggi pomeriggio probabilmente. Non vedo l'ora di dire alle persone che amo che è tutto uno scherzo. E niente, adesso vado ad editare il video e noi ci vediamo ad un prossimo video.